te luminos deguera, in sa vida es sabio se in sa vida embriaguera. Dagli mano en tu estudados, pasadas las festas, cursos vinos malos. Mamma Iana, non vivi stato mai a Sant'Antoni. Io in Mamma Iana, su delle sette dal mar tu. O minesterores, trinta fogarones, mammutones e soccadores. Trinta fogarones, un unirione, mammutones e soccadores. Bentrovati amici, qui partirà il nostro percorso per Mamoiada in occasione di questo 17 gennaio, oggi ci sarà la vestizione di Mamuntones, ma siamo qui dove c'è la sede della Proloco di Mamoiada e siamo in compagnia di Mario De Solis, che è il presidente di una grande Proloco che tanto sta facendo, insomma. Se la gente del paese risponde molto bene ai nostri inviti per valorizzare, tutelare il nostro patrimonio, della comunità di Mamoiada, questo è il nostro, certo. Il nostro scopo. Oggi noi partiamo con questo servizio che racconterà un po' in giro tra un fuoco e l'altro, in giro anche durante la vestizione, questa giornata del 17 di gennaio che vuole essere una giornata importante, intanto perché da qui parte un nuovo anno poi in realtà per Mamoiada. Sì, certo. 6 gennaio diciamo è in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio di suo, lo chiamiamo noi, del fuoco. Ed è molto importante perché è la prima manifestazione pubblica che Mamoiada svolge nel paese ed è importante per due motivi. Il primo è che è un momento di aggregazione sociale all'interno del paese. I fuochi rionali in sostanza cosa fanno? Consentono ai vicini di casa di vedersi tutti insieme per chiacchierare, per discutere, per ballare, per fare tutto ciò che una persona desidera fare. E poi per noi è di estremamente importanza, secondo motivo, perché dà il via al carnevale di Mamoiada. Cioè con la vestizione, con l'esibizione di un Mamoiada, il 17 gennaio fisso, in qualunque giorno della settimana, iniziamo il carnevale a Mamoiada. Ecco, avvio del carnevale di Mamoiada. Insomma, il 17 parte il carnevale a Mamoiada, ma il 17 è anche un giorno importante perché parte l'anno non solo di Mamoiada, perché dobbiamo ricordare una cosa importante, si dice che il 17 porta via poi gli spiriti maligni. Sì, nel senso che col 17 si avvia il carnevale e insomma si dà all'avvio una nuova stagione, questo almeno è il presupposto, l'auspicio. Una stagione più positiva. Positiva, perché anche la benedizione del fuoco da parte del parroco, eccetera, perché fa il giro attorno, tre giri al fuoco e poi la benedizione. È un rito sacro e profano la festa di Sant'Antonio, quindi la religione entra, cioè, però è un rito anche, forse anche precedente a quella che è la religione cristiana e si evolve nel tempo, però è importante insomma, che avvenga anche questo sicuramente. Assolutamente, intanto Presidente dobbiamo ricordare una cosa, in questa sede, all'interno di questa sede, vedete le immagini tra l'altro, ci sono proprio i costumi di Mamuntones, che cioè, mica uno di Mamuntones va e si organizza i costumi da solo. No, deve allora, essere gesti... spieghiamo questa... una precisazione, quando parliamo di Mamoiada dobbiamo parlare Mamutones e Isoadores. Esatto. Mamutones è quello che è vestito di nero con la visera, con la maschera nera, con la mastrucca, quindi con la pelle nera. E sfila, e Soccadone invece è l'altro abbigliamento, perché sono inscindibili le due figure, noi questo lo vogliamo sottolineare, e invece è molto più agile, più colorata, più allegra, e prende col laccio le persone che incontra per la strada e soprattutto prende col laccio le donne, certo. Così, in segno sempre di buon augurio. Buon augurio. Deve fare tanti figli insieme. Tanti figli, ciò che uno, voglio dire, desidera nella vita. Ecco. Ecco, ma questi i costumi vengono gestiti dalla Proloco? Allora, diciamo che inizialmente la figura del Mamuntones
era gestita in via familiare personale. Adesso la Prolocco, costume. Esatto, adesso però la Prolocco ha la possibilità di dotarsi di questi costumi, perché noi abbiamo anche delle sale, poi se volete ve le facciamo vedere, dove c'è tutto l'abbigliamento dei Mammotoni di So Adori, di proprietà della Prolocco, ecco. Perché il gruppo Mammotoni di So Adori, ripeto, fa parte integrante della Prolocco, sono soci di Prolocco e quando noi andiamo fuori vanno per conto della Prolocco, perché sono soci della Prolocco, quindi sono inscindibili. Almeno il nostro gruppo fa parte integrante dell'associazione e questo non può che farci piacere, insomma. Certo. Questi costumi meravigliosi che state ammirando anche adesso, cioè come vengono fatti? Insomma, non sono peli di pecora. Sono peli di pecora nera. Noi ci rivolgiamo naturalmente a degli artigiani i quali utilizziamo soltanto pecora nera, ma Mammotonese ha questa pecora nera. Prima di indossare però la mastrucca, cioè hanno anche l'abbigliamento tradizionale, cioè il costume in velluto. In velluto. Un tempo si usava al rovescio, cioè lo si metteva al rovescio, contrario. Cioè al contrario, certo. Detto, oggi vabbè non succede, però prima si metteva così. Quindi hanno, i Mammotones hanno il vestito tradizionale in velluto, poi indossano la mastrucca, la pelle eccetera, e al capo mettono la maschera nera Zavisera, che è unica, cioè noi la chiamiamo Zavisera unica, cioè al mondo, almeno è unica, e poi la maschera però viene tenuta da un fazzoletto femminile, il fazzoletto con lo marrone eccetera, per legare la maschera in modo che non vada via, cioè durante. Poi hanno il grappolo dei campanacci, 25 kg circa, la maggior parte sono all'esterno, e poi hanno anche un grappolo dei campanacci di diversi, cioè di ottone di bronzo nella parte anteriore, e tutto insieme viene fatica, una bella fatica per il scuoto. Ecco, questo è l'abbigliamento delle. Importante dire che i Mammotones durante la sfilata filano in fila indiana, non parlano, no? Vedono e basta, cioè nel senso, certo. Non parlano. Mentre l'Isoadore, l'avvento di Isoadore è completamente diverso, quindi più raggiante, di rosso, cioè noi abbiamo anche la maschera bianca, tenuta sempre da un fazzoletto, eccetera. Per cui insomma è in contrapposizione invece con l'abbigliamento Mammotones, che si presenta così almeno apparentemente, certo. Triste. Mammotones e Soldadores, 30 poverones, 1 milione, Mammotones e Soldadores. Stato mai a Sant'Antoni, Leo in Mammaiada, su delle sette del marzo, ogni estadore, 30 poderones, Mammotones e Soldadores, ogni estadore.